sindaco, anche Vallata a sostegno dei suoi lavoratori Irisbus. Per forza, noi siamo integrati in questo territorio, quindi dobbiamo dare la massima solidarietà ai nostri lavoratori. Vedendo il tempo di crisi, questo proprio non ci voleva, perché noi dobbiamo lottare, lottare, lottare fino alla fine per mantenere questa fabbrica, sennò è una sconfitta di tutti noi cittadini della Baronia e dell'Alta Irpinia. La risacata non poteva mancare, perché in effetti noi stiamo facendo una lotta che per i lavoratori, ma significa farla per noi stessi, perché i nostri paesi altrimenti diventano sempre più poveri. C'è una desertificazione che è costante e se questi restano senza lavoro, che dovranno fare? Dovranno emigrare anche loro? Trevico ha una discreta realtà nello stabilimento Irisbus e questa è una cosa indegna che non ci aspettavamo, una cosa che è uscita fuori dalla sera alla mattina, e speriamo che si tratti di un bluff, non di una cosa concreta, altrimenti l'economia, che già è allo stallo totale, cioè non so a che punto arriveremo anche con questa situazione dell'Irisbus, che diciamo è una linfa vitale dei nostri piccoli paesi. Noi sindaci siamo addirittura disposti ad assumere atteggiamenti di protesta estreme, come lo sciopero dei comuni, come addirittura la restituzione della fascia, o addirittura minacceremo anche le dimissioni in massa dalla carica di sindaco. E la cosa fondamentale che volevo dire è che non bisogna mai spostare l'attenzione sul vero problema. Sento dire in giro che bisogna chiedere chi è questo nuovo imprenditore, che credenziale ha. Ai lavoratori, a noi sindaci, non interessa assolutamente sapere chi è questo soggetto. Noi vogliamo che la Fiat, Iveco e l'Irisbus resti in Baronia, perché effettivamente queste zone sono state troppo martoriate e una perdita del genere sarebbe effettivamente drammatica per tutti noi. Quindi non chiedere chi è, che cosa vuol fare, piano industriale, sento parlare, non ci interessa proprio conoscere e sapere chi è questo soggetto. Noi vogliamo che la Fiat, Iveco e Irisbus restino in Baronia. Venire meno l'Irisbus significa togliere fiato ai 6 PIP che circondano la Fiat, la Irisbus, e quindi praticamente far venire meno tutte quelle cose che abbiamo messo in essere. Pensate che a Castel Baronia, nel PIP, a fianco al PIP, dovrebbe sorgere il centro di ricerca scientifico, ma con questi presupposti credo che vengano meno anche altri presupposti. Io nei giorni scorsi ho sofferto tanto, perché ho ripercorso i tempi in cui da bambino andavo a piedi in Valle dell'Ufita, e veramente sono rimasto molto colpito da questa cosa. Quindi noi come sindaco, come baronia, e ho visto i sindaci della baronia in particolare, sabato scorso è bastato un mio cenno d'intesa, un'occhiata, e sono stati convocati tutti i consigli comunali. Certo, dobbiamo batterci per questa cosa, ma vi devo dire la verità, io sono fiducioso. Per solidarietà, ma anche per rappresentare il grido di protesta forte che viene da tutto il territorio, da tutta l'Irpinia. I sindaci sono pronti veramente a tutto, addirittura si parla di dimissioni. Certo, se questo può servire a salvare l'economia di questo territorio, siamo tutti qui pronti a qualsiasi cosa. E come sempre, noi siamo un paese di lotta, quando crediamo nella lotta partecipiamo in massa. Oggi devo ringraziare tutti i cittadini, i lavoratori, i commercianti, tutte le categorie sociali che sostengono e credono in questa lotta, perché a volte si fanno le lotte nelle quali non si crede. Questa è una lotta necessaria, è una lotta nella quale crediamo fortemente, a partire da me tutti i grottesi. Continueremo, stiamo iniziando a riprendere quelle cose degli anni 70 che ci hanno appassionato, continueremo. Oggi è una grande storia, un'altra grande pagina di questa lotta che noi stiamo facendo, perché si è allargato a dismisura. Possiamo dire oggi che la Regione ha un occhio di riguardo su questa lotta che si sta concludendo. La nostra, come dire, storia, il nostro obiettivo finale è Roma, insomma l'altro passo avanti è stato fatto. Io spero che questa spinta che stiamo dando ci possa portare a un tavolo delle trattative e poter dire che c'è ancora speranza per dare, come dire, quel posto di lavoro che tanti cittadini si aspettano ancora di poter continuare ad avere. Grazie.